È guerra per la chiusura del reparto di neurochirurgia ad Avezzano. Nei giorni scorsi il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio aveva tuonato contro la chiusura, fatta a suo giudizio per favorire il capoluogo di regione, tutt'altro che avvantaggiato però dalle recenti disposizioni del piano di riordino sanitario. E così nel dibattito irrompe anche il primario di neurochirurgia dell'ospedale dell'Aquila San Salvatore, il professor Renato Galzio, autentico luminare nel suo campo, che ricorda come in Italia esiste una legge che prevede l'apertura di una neurochirurgia ogni 600.000 abitanti come minimo e come massimo ogni 1,2 milioni. L'Abruzzo, che ne conta 1,2 milioni, ne ha 3, più un servizio a Chieti e una ad Avezzano, dunque fuori da ogni regola. Il primario del nosocomio aquilano ha dichiarato alla stampa che maggiore il numero di accessi e interventi in un reparto e minore anche il rischio di complicanze chirurgiche. Una levata di scudi vera e propria quella che si è alzata dopo la decisione di chiudere il reparto, tant'è che anche il consigliere regionale Emilio Iampieri aveva proposto un'occupazione dell'ASL con i sindaci del territorio. Il direttore generale dell'ASL, Rinaldo Tordera, ha precisato che si tratta solo di una sospensione dell'attività chirurgica in attesa dell'assunzione di neurochirurghi. Nel frattempo l'organico dei medici si concentrerà all'ospedale dell'Aquila, dove sarà assicurata la disponibilità di un neurochirurgo per qualsiasi problematica emergente relativa all'attività della Stroke Unit della neurologia dell'ospedale di Avezzano. Secondo i dati forniti dal professor Galzio, il 40% dei pazienti di neurochirurgia del San Salvatore arriva da altre ASL abruzzesi e il 30% da altre parti d'Italia. Quelli che arrivano all'Aquila sono solo casi di grosso rilievo per operazioni importanti che altrove si fanno con minore efficacia. Auspico che venga applicata la legge e che decidano di tenere aperto ciò che va tenuto aperto e chiudere ciò che si deve chiudere, ha dichiarato. In neurochirurgia non esiste alcuna emergenza tale per cui non si possa aspettare mezz'ora per intervenire chirurgicamente, conclude, con la teleconsulenza che abbiamo, nell'attesa che arrivi il paziente, si prepara il blocco operativo e quest'ultimo viene trattato come succede in tutte le altre parti del mondo, ha detto.